proprio perché la Costituzione parte dal riconoscimento della dignità di tutte le persone. Allora ha un rapporto molto positivo col campo della cura della persona e quindi in più occasioni la Costituzione più implicitamente che esplicitamente, però chiaramente, dice come sia importante cercare di curare il dolore, e cioè di farlo cessare quando esiste. Per esempio, l'articolo 27 della Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. No? L'articolo 32, che direttamente riguarda la salute, dice che non sono ammessi dei trattamenti sanitari. In ogni caso non sono ammessi trattamenti sanitari che confliggano con il rispetto della persona. Il dolore, provocare dolore, evidentemente confligge con il rispetto della persona e così via.